intelligenza artificiale, metaverso, blockchain, sono solo alcune delle buzzword di oggi che stanno entrando prepotentemente anche nel mondo HR, spesso pronunciate e attribuite anche un po' a sproposito. Ma qual è il vero filo che lega seriamente le risorse umane all'innovazione tecnologica e dà un senso all'applicazione di questi termini? È la formazione. Ne parliamo con il nostro ospite di oggi. Sigla! Bentornati ad una nuova puntata di Colazione di Lavoro. Tutte le aziende dovrebbero farlo, ma sono proprio quelle ad un'elevata specializzazione tecnica che sentono maggiormente l'onere e l'onore di investire in formazione, dentro e fuori l'azienda e nell'orientamento dei più giovani. Per parlarne è con noi Edoardo Fantechi, HR Manager di ETT SPA, una realtà ad altissima specializzazione tecnologica molto attenta e pronta nel portare il suo know-how anche fuori dalle mura dell'azienda. Prima di accoglierlo, vi ricordo Impruvo, che supporta questa quarta stagione di Colazione di Lavoro. Impruvo è il servizio completamente gratuito a supporto di chi in azienda si occupa della formazione. Con Impruvo si possono ricevere gratuitamente e senza impegno d'acquisto diverse soluzioni formative personalizzate per la realizzazione del corso di proprio interesse. Per saperne di più, www.impruvo.com. Diamo a questo punto il benvenuto su Colazione di Lavoro al nostro ospite. Buongiorno Edoardo e grazie per essere oggi con noi. Buongiorno Germano, buongiorno a tutti. Senti Edoardo, ho in parte anticipato che ETT è una realtà molto tecnologica, no? Ricordo bene il vostro stand a Roma all'ultimo Innovation Training Summit, che era pieno di diavolerie digitali, visori, eccetera. Ecco, a beneficio di tutti, raccontaci di cosa si occupa ETT e da che tipo di persone e competenze è costituito il suo organico. Ok, certamente. Allora, ETT nasce circa 20 anni fa come software house, ma poi negli anni si è evoluta moltissimo fino a diventare capogruppo di un insieme di società variegate con business differenti e che agiscono in diversi ambiti di competenza. I pilastri principali dell'impianto conoscitivo produttivo di ETT sono essenzialmente tre: l'area New Media, l'area Smart City e l'area Smart Gov, intersecate tutte dall'unità dedicata alla ricerca e all'innovazione. Gli ambiti di competenza per i quali offriamo soluzioni digitali specifiche sono molti, spaziano dalla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale fino ai big data e alla digitalizzazione della PA, della pubblica amministrazione. Ovviamente l'ambito della formazione ci riguarda sempre da vicino e siamo sempre più attivi con attività di edutainment sia per il pubblico che per il privato. Il nostro lavoro è rendere chiara e accessibile l'esperienza, trovando un senso alle tecnologie e alle innovazioni sul mercato. Da 20 anni lavoriamo proiettati sul futuro proprio con questo obiettivo. Per quanto riguarda invece l'organico, il team è realmente multidisciplinare. Ovviamente la componente tecnologica è quella principale, composta da risorse esperte nelle tecnologie più variegate: sviluppo, analisi software, realtà virtuale aumentata, big data, intelligenza artificiale, cloud, eccetera. A completare il nostro capitale umano sono presenti però anche team storicamente meno legati alle classiche software house, proprio perché il nostro business è differente, fortemente multidisciplinare. Mi riferisco ad esempio a grafici, ai creativi, oppure al team dedicato alla produzione di contenuti, agli architetti, agli esperti di storia dell'arte, o ancora agli esperti in comunicazione, o al team dedicati agli allestimenti multimediali. Il ruolo fondamentale delle soft skill e della commistione tra sapere scientifici e umanistici c'è chiaro da sempre, e anche questo in qualche modo siamo stati precursori. Senti, invece per quanto riguarda te, qual è il tuo percorso professionale e qual è delle sfide di ETT che ha fatto scattare in te la volontà di prenderne parte come HR manager? Allora, i miei studi universitari erano già avviati verso il mondo HR, che ho sempre trovato affascinante ancora prima di comprenderlo del tutto. E dopo un paio d'anni, come ha detto, le selezioni nella pubblica amministrazione, sono entrati in ETT nel 2009,
quando ero una realtà relativamente piccola, sotto i 50 dipendenti, con un ruolo ibrido tra recruiter e supporto alle attività legate per l'appunto alla pubblica amministrazione. La crescita di ETT è così strettamente connessa alla mia crescita professionale, proprio perché ormai è 15 anni che la vivo quotidianamente. È stato un percorso ed è ancora un percorso articolato e ricco di sfide, che mi ha permesso di toccare dal vivo, dal punto di vista delle risorse umane, tutte le dinamiche di una società che è cambiata e cresciuta in modo esponenziale in questi 15 anni, attraverso importanti e indubbiamente talvolta complessi mutamenti organizzativi. Ed il mio ruolo e io stesso siamo cambiati di conseguenza, cioè da un giovanotto che si occupava di selezioni ad un professionista che gestisce e vive quotidianamente un organico di oltre 300 colleghi. Se c'è qualcosa che ho imparato facendo parte di una società che è variata molto in questi anni, è proprio che il cambiamento, oltre ad essere inevitabile, ha sempre un valore aggiunto nel medio periodo. Non toglie nulla, ma aggiunge sempre. Senti, hai già un po' anticipato questo tema molto importante. Cioè, per una realtà con un tasso tecnico così elevato, la formazione è un tema centrale, no? Intesa anche come quella precedente l'ingresso nel mondo del lavoro. Ecco, realizzate mai iniziative per avvicinarvi al mondo della scuola? Sì, decisamente sì. ETT ha maturato una consolidata esperienza nella realizzazione di progetti in ambito formazione e orientamento e ha rapporti ormai ventennali con scuole e università del territorio e fornisce ospitalità a moltissimi ragazzi con tirocini curricolari o percorsi di alternanza scuola-lavoro. Investiamo inoltre molto su progetti territoriali. L'intenzione è proprio quella di sviluppare un legame con la città, con l'obiettivo di creare appunto un circolo virtuoso tra formazione, aziende, tecnologia e territorio. Se posso, mi fa piacere citare alcuni dei progetti di cui facciamo parte, come Periferie Creative con l'Istituto Superiore Maiorana Giorgi, un progetto che ha previsto la costruzione di un laboratorio multimediale antidispersione, che è stato condiviso con le scuole coinvolte. Con questa iniziativa è possibile supportare la creazione di competenze in ambito informatico, su un uso di tecnologie digitali e realtà aumentata proprio per la didattica. Poi da anni, da oltre un decennio, portiamo avanti anche i corsi come Tecnico Superiore ICT per l'Industria 4.0 con la Fondazione ITS, dove forniamo supporto per la realizzazione di corsi che hanno il reale e concreto obiettivo di colmare il gap tra domanda e offerta e di figure professionali nell'ambito specifico del mondo digitale. E se posso, infine, vi racconto, perché ci tengo molto, molto in breve, una bellissima esperienza di formazione integrata che ha coinvolto scuola, professionisti, educatori e aziende del territorio, nata dall'idea di mettere in rete i patrimoni professionali di due eccellenze del territorio, un teatro genovese, il Teatro Acropolis di Genova Sestri Ponente, ed appunto la nostra società ETT. Abbiamo infatti messo in scena lo scorso febbraio La Divina Commedia in virtual reality. È stata un'esperienza immersiva in realtà virtuale della Divina Commedia, un progetto che ha coinvolto centinaia di studenti delle scuole secondarie del territorio ed è stato una bellissima occasione di dialogo tra reale e virtuale. Senti, io sono andato un po' a curiosare e ho letto di un vostro progetto nel metaverso. In realtà poi è molto concreto, ma anche lodevole, no? Sempre con un occhio alle persone. Ecco, ce lo racconti tu? Sì, il progetto di riferimento si chiama Meta Effect. Il progetto Meta Effect è effettivamente un progetto particolare ambizioso, dove l'intelligenza artificiale ha un ruolo creativo a tutti gli effetti, sotto ogni punto di vista. Si tratta di una mostra d'arte virtuale che abbiamo inaugurato a dicembre nel metaverso, accessibile attraverso una specifica piattaforma che si chiama Spatial. L'utente si collega alla piattaforma da PC oppure da visore, crea il proprio avatar e può iniziare a interagire con gli altri visitatori, proprio come fosse all'interno di una mostra reale. In Meta Effect il lavoro dell'intelligenza artificiale si mescola quindi con le altre opere. Nessuna di queste è immediatamente riconducibile all'autore, il cui nome è accessibile soltanto come approfondimento. La mostra stessa nasce proprio come ricerca, uno spazio di confronto in cui i visitatori sono chiamati a interrogarsi sia sul ruolo della creatività umana sia sulla sperimentazione nel mondo dell'arte, che quindi vuole unire
questi due mondi che vengono considerati storicamente diametralmente molto lontani, ma che in realtà hanno un denominatore comune molto forte, soprattutto se si utilizza la tecnologia per avvicinarli. In chiusura, visto che siete sempre molto aperti e magari c'è anche qualche giovane che vuol saperne di più, chi vuole tenersi aggiornato sulle vostre iniziative, come può fare, come può contattarti? Allora, siamo attivi e presenti su tutti i principali social, quindi da Facebook, Instagram, LinkedIn, e abbiamo un canale YouTube dove è possibile vedere tutti i nostri lavori. Ovviamente abbiamo anche un sito istituzionale, ttsolutions.com, sempre aggiornato con tutte le nostre attività e iniziative. Se invece l'interesse concreto è quello di candidarsi per una posizione aperta, che potete vedere sul sito, oppure come candidatura spontanea, è possibile farlo attraverso l'indirizzo email job@ttsolutions.com. Perfetto, bene, dai, magari c'è qualche giovane o anche meno giovane che insomma è rimasto colpito da quelle che sono le vostre competenze, le cose che fate, e potrebbe essere, come dire, una futura opportunità prendere parte, insomma far parte della vostra famiglia. Grazie ancora Edoardo di essere stato con noi e buon lavoro, a presto. Grazie Germano, grazie a tutti, buon lavoro. Siamo alla fine dell'episodio di oggi. Prima di salutarvi, vi segnalo che è da poco nata la pagina LinkedIn di Colazione di Lavoro. Vi invito a seguirla così da essere sempre aggiornati sulle nostre interviste, così come vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube o nella piattaforma podcast preferita, per non perdere nessun nuovo episodio. È davvero tutto, io sono Germano Verì e questa è la nostra Colazione di Lavoro. Ciao! Colazione di Lavoro. Evoluzione nel mondo dell'impresa. Digital Transformation. Risorse umane.